Benvenuti a Sonic Origins. Sì, lo so, ho cominciato da qui perché volevo farvi vedere il menu principale di Sonic Origins per quanto riguarda Sonic CD, perché avverrà una cosa alla fine, quindi possiamo andare. Ed eccoci con il vero menu principale di Sonic CD, quindi benvenuti in Sonic CD ufficialmente. Eccoci qua, con questo titolo di Sonic in questa grande avventura creata appositamente per il Sega Mega CD, che era un add-on per il Sega Mega Drive e che appunto aumentava le qualità tecniche di un normale Sonic classico. E quindi vedremo Sonic nella sua avventura a Little Planet. Possiamo cominciare. Come vedete avevo già un file di salvataggio, però partiamo con una nuova avventura. E siamo a Palm Tree Panic e partiamo subito con il nostro super peel out e con la gimmick principale di questo posto, che è ovviamente la classica zona tropicale che funge da primo livello in quasi tutti i giochi di Sonic. E la gimmick principale sono questi loop che abbiamo visto all'inizio. Nel frattempo andiamo nel passato. Questi loop che si vedono un po' in 3D alle spalle di Sonic, che però sono solo presenti nel presente, mentre noi dobbiamo andare nel passato perché dobbiamo eliminare i generatori di Bednik e questi proiettori di Metal Sonic. Perfetto, uno l'abbiamo già eliminato e adesso dirigiamoci verso il generatore e abbiamo finito il livello. Voilà. Tra l'altro, piccola curiosità di questo livello è che nel passato ci sono queste piattaforme che abbiamo utilizzato per andare verso il generatore, che però sono invisibili nel presente. Ci sono, ma sono visibili soltanto se ci finite sopra. Una piccola curiosità. E andiamo con il primo special stage, che è la caccia a UFO. Non è semplicissimo, in realtà.
non mi sono mai studiato un percorso predefinito per il primo stage, onestamente, quindi vado un po' dove mi porta il cuore. Però non è così tanto difficile, ma più avanti bisognerà mantenere un pochino un piano d'attacco ben preciso. L'unico problema con questi special stage è che se si salta uno, se si ha un piano ben preciso e se ne salta uno, va tutto in vacca, ragazzi. Non sarà molto facile questa impresa. Comunque, cercheremo di portarcela a casa, ecco. Cercheremo di portarci a casa le Time Stones in un modo o nell'altro. Poco ma sicuro. Nel peggiore dei casi utilizzeremo le monete, che appunto sono una meccanica di gioco di questa versione. Ed eccoci all'atto 2. Utilizziamo il bounce pad per prendere un pochino di velocità e cominciare a viaggiare verso il passato. Adesso non riuscirò a fare il loop alla prima, quindi dovrò rallentare e utilizzare il super peel out. E poi possiamo proseguire, facendo attenzione magari a non farci beccare dai Bednik. Soprattutto qua. Perfetto. E via! E andiamo ed eliminiamo il generatore. O trasportatore, o come volete chiamarlo. Io preferisco il generatore perché è questione di abitudine. Qui c'è il proiettore. E ora dobbiamo soltanto recuperare gli anelli necessari per sbloccare lo special stage. Voilà, dovremmo essere a posto, quindi possiamo andare. E si va verso la fine del livello, che è subito dopo questo punto. Salto. C'è una pietra lì, che ovviamente è stata messa per rallentare la gente, però se si conosce il layout del livello si salta tranquillamente. E siamo allo special stage numero 2. Prendiamo subito questo a sinistra. E questo secondo me è un pochino più facile rispetto al primo. Ma forse perché il primo non me lo studio mai, quindi diciamo che preferisco forse preoccuparmi più per gli altri, ma perché appunto li temo un pochino di più, ecco. Ne manca soltanto uno. Sì, questa mappa è un po'... queste mappe in realtà, degli special stage, sono un po' delle piste da corsa, insomma. Ricordano un po' un circuito. Una cosa bellina, ecco. Sono caratterizzati molto bene, secondo me. Comunque, seconda Time Stone acquisita. E passiamo al boss. Nel futuro buono. Quindi siamo in un good future. Prendiamo l'invincibilità che ci servirà per sconfiggere il boss, in men che non si dica. E salto. E ora aspettiamo il dottore. Che bello questo robot, Eggman, grazie. Grazie per avercelo presentato. E puoi anche congedarti adesso, ciao ciao. E via. Liberiamo i fiori del pianeta. Perché sì, in questo titolo Eggman utilizza le piante per caricare i suoi robot. Perché le piante di Little Planet hanno un'energia speciale. Insomma, questa è la lore del gioco. Per quanto riguarda i Bednik, almeno. E arriviamo a Collision Chaos. E qui ci sarà l'incontro con Amy. Eccola qua. E ci sarà anche l'incontro con Metal Sonic, che scapperà con Amy. E noi dovremo inseguirlo. In questo stage, che è ovviamente una specie di mega pinball gigante. E sapete cosa ne penso dei livelli a pinball, o livelli casino, insomma. Però questo non è male, non è malvagio, perché ti fa andare abbastanza veloce se non resti incastrato in qualche bumper. E andiamo nel passato. Eccoci qua. E siamo tornati nel passato in questo punto perché siamo molto vicini al generatore.
Eccolo qua. Bene, ora ci manca solamente il proiettore di Metal Sonic, che si trova un poco più avanti. Eccoci. Prendiamo questi ultimi anelli e dovremo mantenerli fino alla fine. Ma tanto non ci dovrebbero essere altri ostacoli a parte questi bumper, che sono abbastanza fastidiosi. Però siamo atterrati in un buon punto. Facciamo un salto calcolato e via verso il Goal Ring. In questo caso si può chiamare anche Goal Ring, dai. Anche se rappresenta lo Special Stage. Abbiamo fatto un buon tempo. Terzo Special Stage. Questo forse sarà un pochino più veloce dell'altro, perché sono quasi tutti sul percorso di questo circuito, ecco. Perfetto. Anche se andiamo un pochino fuori non importa, l'importante è prendere tutti gli UFO, così da conquistare la terza Time Stone. Oh yeah! Abbiamo fatto molto veloce stavolta. Collision Chaos, atto 2. E qui collezioniamo subito un po' di anelli, almeno così non ci dobbiamo preoccupare in seguito. E si va. Ok, cerchiamo di non perderci qua, perché si può rimanere bloccati, bene. E andiamo nel passato. Questo è il punto. Perché siamo vicinissimi al generatore, che è il primo obiettivo che dobbiamo eliminare. Voilà. E ora verso il proiettore di Metal Sonic, che è qua sotto. Tutti questi anelli che vedete nelle pareti sono ottenibili in altre linee temporali, quindi se li volete potete viaggiare nel tempo, ecco. E via! Hop! E tra l'altro questa zona è ispirata a Spring Yard Zone, e si vede un pochino perché è tutto pieno di bumper, eccetera. Però noi andiamo veloci come il vento verso la fine del livello e lo Special Stage. Atto 2 è finito. Con un buon futuro. E adesso stiamo entrando nel quarto Special Stage. E questo comincia a essere già un pochino più complicato. Quindi devo cercare di ricordarmi come farlo nel modo più veloce possibile. Lasciamo stare quella a destra. Andiamo dentro velocemente, grazie. E ne manca solo uno. Forse ce la faccio. Yes! E andiamo. Guarda che bellezza. Quarta Time Stone ottenuta. Stiamo andando alla grandissima. E ora non ci resta altro da fare che il boss della zona. E se la zona in sé ricorda molto un pinball, il boss lo è. È esattamente quello. Ed è questa la sua particolarità. E qui molta gente ci rimane bloccata a lungo, però si può anche finire in tempo zero. Ed è quello che cercheremo di fare, liberandoci la strada per andare subito al piano superiore. No, ho sbagliato. E voilà. È finito. Il design del livello in realtà è molto interessante, perché mi ricorda molto Sonic Spinball. Però ci sono pochi ostacoli per impedirti di andare subito alla fine, se lo si gioca come un pinball, ovviamente. E via verso la prossima zona. Tidal Tempest, una zona acquatica che ricorda moltissimo Labyrinth Zone. Però a differenza di Labyrinth non ci sono così tante trappole. O almeno non che io sappia, non ne ho mai viste così tante. Quindi lo rende un pochino più semplice rispetto alla zona da cui prende ispirazione.
Adesso torniamo su perché dobbiamo cercare il cartello del passato, perché bisogna andare indietro nel tempo e distruggere il generatore. E via. Lo facciamo in questo punto perché è esattamente il punto dove c'è il proiettore di Metal Sonic. Bisogna andare soltanto sott'acqua. Facciamo attenzione anche all'ossigeno, ovviamente. E distruggiamo il proiettore. E riporteremo tutti gli animali tranquilli intorno a Sonic, perché i proiettori sono stati messi lì appunto per far... per incutere la paura di Sonic agli animali. Una cosa abbastanza particolare a livello di lore, secondo me. Ora prendiamo questo tubo che ci porterà direttamente al generatore. Eccolo qua. E via, possiamo andare a finire il livello. Tanto manca solo un ring, che prendiamo qua. E il goal è vicinissimo. E voilà. È un po' lentina questa zona rispetto alle altre, però tutto sommato non è malvagia, anzi. È molto rapida da finire. In generale, entrambi gli atti. Mentre invece questo special stage è il peggiore di tutti. Quindi mi devo concentrare un attimo perché non sapete quante volte l'ho provato questo special stage prima di cominciare a capire come farlo. Perché mi manda ai matti. Però bisogna cercare di farlo, ecco. E prevedere il percorso degli UFO in questo stage è veramente difficile. Tuttavia ci manca soltanto un UFO e quindi posso considerarlo finito. No, sono contento perché questo è veramente il peggiore di tutti. Nonostante il background sia forse il più bello. È un rapporto strano di odio e amore per me. Tuttavia, la cosa importante è che abbiamo ottenuto il nostro quinto... No, non è uno smeraldo del caos, è la nostra quinta Time Stone. Quindi andiamo al secondo atto di Tidal Tempest. Ed eccoci qua. Scendiamo subito sotto. E facciamo attenzione perché ci sono delle trappole e anche queste statue che sparano acqua. A differenza di Labyrinth, che c'erano le statue dei Goofy che sparavano fuoco. Quindi l'acqua non ci farà male, ma ci spingerà e quindi potrebbe spingervi in un percorso che non volevate affrontare, ecco. Cerchiamo di scalare qua, facendo attenzione all'acqua, appunto. E andiamo nel passato. Questo è il punto perfetto per poter viaggiare nel tempo. È stato fatto apposta. Ed eccoci. Ora andiamo qua sotto e prendiamo subito il proiettore di Metal Sonic. E ora dobbiamo scalare un pochino. Qui c'è un bounce pad nascosto che ci porta direttamente in cima. E questo è il percorso più rapido per appunto risalire. Attenzione qua che è una mini trappola. Perfetto. Abbiamo fatto ripassare il Bednik. E bisogna risalire perché qui c'è il generatore. E via. Abbandoniamo ufficialmente questa caverna preistorica. È interessante notare però come ci siano molti più elementi automatizzati nel passato rispetto al presente. Tra l'altro questo atto è stato molto più veloce del primo e si lascia giocare molto meglio, secondo me. Sesto special stage. E questo è difficile. Però ormai sono tutti difficili, ovviamente. Non impossibili, però bisogna tener conto molto delle traiettorie degli UFO in questo qua. Questo lasciamolo perdere. Cercheremo di prenderlo alla fine. Almeno spero. Prendiamo questo e poi torniamo sul nostro percorso. Mannaggia lui che torna indietro. Perfetto. No! Ok. Non fa niente, abbiamo perso un po' di tempo, però almeno l'abbiamo preso subito. E questo è quello finale. Sesta Time Stone ottenuta. E questo sarà l'ultimo special stage per un bel po'. Perché se vogliamo continuare a prendere i generatori e completare il gioco al 100% in assoluto, dovremo riservare l'ultimo special stage per l'ultimo livello, cioè Metallic Madness Atto 2.
Ma ora concentriamoci sul boss della zona. Ted al tempo è stato 3. E come vedete questa zona è diventata una specie di acquario. Ma non importa perché qui abbiamo Eggman e dobbiamo inseguirlo e intanto colpirlo anche. Mentre lui se la dà a gambe sulla sua Eggmobile. Stavo per essere colpito lì. Ok. Abbiamo l'invincibilità. Abbiamo Eggman al suo posto. Ora bisogna soltanto cercare di prendere il tempo giusto e lo possiamo finire molto rapidamente. Ora. Ok, è andata bene. Mamma mia. Se si manca quella finestra lì, diventa veramente un boss abbastanza lungo. E abbiamo finito il boss e l'intera zona di Tidal Tempest. E abbiamo liberato tutta la flora in questa zona.